Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter. Prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il codice sconto 7potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti, su tutto il catalogo da qui all'eternità. Ovviamente la maglietta che indosso è di Pumpling, ma trovate anche calzini, mascherine e tantissime altre cose, link in info box. Detto questo ragazzi, passiamo al video di oggi, che si tratta di una collaborazione e anche di una commissione che io ho fatto realizzare per la prima volta da una ragazza molto molto talentuosa che si chiama Fabiana. Fabiana gestisce una pagina Instagram che si chiama L'Artigiana. Molti di voi sicuramente già la conoscono, ma per chi non la conoscesse ancora ragazzi, su Instagram L'Artigiana, vi lascio sotto tutti i riferimenti in info box. Si tratta di un artista che realizza delle opere anche su commissione a tema Harry Potter. Lo so ragazzi, lo so benissimo, ci sono centinaia di pagine del genere su Instagram, ma fidatevi, lei è davvero bravissima, è davvero molto molto brava, realizza tantissime cose e, come vi dicevo, anche su richiesta è molto molto disponibile, molto gentile ed è pronta ad ascoltare le vostre richieste. Le sue creazioni più famose sono le mandragore e infatti è anche la prima cosa che lei ha realizzato e ancora questa sua prima mandragola le fa compagnia durante la realizzazione dei suoi lavori. Lei ha principalmente due passioni, una è quella per l'arte, l'altra è quella, come tutti noi, per il mondo di Harry Potter. E allora è riuscita a mettere assieme queste due cose e farne un lavoro d'artigiana naturalmente, perché si tratta di prestazioni occasionali, ma ragazzi è sempre ben contenta di farle e di realizzarle. Io infatti ho deciso di farmi realizzare una cosa che avevo ancora provato a fare poche volte e io ho fornito un mio disegno e lei è stata super gentile e mi ha realizzato una bellissima, perché oggi ha visto la foto, me l'ha mandata prima di spedirlo, una bellissima rapa dirigibile, credo si chiami così, si chiamano rape dirigibili, non ricordo mai come si chiamano in italiano, ma ragazzi davvero l'effetto è molto molto bello, ve lo farò vedere a breve. E poi mi ha inviato invece per questa collaborazione il suo cavallo di battaglia, appunto una mandragora. Ma adesso ragazzi, bando alle ciance e andiamo ad aprire questa scatola enorme, perché sono molto molto curioso. I più attenti di voi, chi mi segue da tanto tempo, saprà che io posseggo già una piccola mandragora fatta a mano che mi era stata portata da dei miei amici direttamente dal Lucca Comics and Games. Andiamo ad aprire questo pacco, wow, super imballato bene, guardate come si presenta bene al suo interno, non voglio fare cadere questa bellissima lettera che c'è qui, guardate quanto è bella, c'è il mio indirizzo dietro, però è totalmente personalizzata, c'è scritto Mister Seria, e dietro c'è anche il mio indirizzo, e poi guardate, abbiamo anche la cera lacca con lo stemma di Hogwarts, quindi questa qui io la conserverò assieme a tutte le vostre lettere, ma questa è una busta che naturalmente arriva con ogni ordine, non è arrivata solamente a me. E all'interno abbiamo questo bigliettino con scritto: la ringraziamo per aver scelto la magia e stregoneria dell'arte libera, restiamo in attesa di una sua recensione via gufo. L'artigiana su Instagram l.artigiana e anche l'artigiana arte libera su Facebook. E ragazzi, adesso passiamo subito all'unboxing, direi di cominciare dalla mia commissione che è qui, già la vedo, si tratta di due pezzi e adesso andiamo ad aprirli. Allora, vediamo un po', c'è tantissimo pluriball, quindi questa cosa super super positiva, così le nostre commissioni, i nostri ordini non potranno rompersi. Io ho visto davvero di tutto e sono molto molto tentato dal libro Mostro dei Mostri, lo trovate nella sua pagina Instagram, è davvero molto molto bello e credo che qualora non uscisse una versione ufficiale di quel libro che mi piaccia realmente, credo proprio che la commissionerò a Fabiana. E ragazzi, naturalmente, ecco qui il pezzo che vado a tirare fuori dalla busta. Si tratta della rapa dirigibile. Io continuo a chiamarla rapa, spero di non sbagliarmi.
ho voluto che fosse realizzata così, con questa radice che va attorcigliarsi alla base in modo che possa ricreare l'effetto della rapa che galleggia, perché come sappiamo queste rape sono attaccate all'albero dalla coda e poi tendono a salire verso l'alto, appunto, sono dei piccoli dirigibili. E mi piaceva questo effetto così poggiato magari su una mensola e la rapa che sembra un po' galleggiare sulla mensola. Ditemi cosa ne pensate, secondo me è molto molto bella, è stata davvero molto brava. Sopra abbiamo delle foglie che sono finte, ma sono realizzate in un materiale diverso da quello della rapa. E poi anche la colorazione mi piace molto, ben sfumata, si va dalla parte bianca della radice, questa parte un po' più salmone al centro e poi quel bel classico arancione nella parte superiore. Davvero molto molto bella, è stata davvero bravissima la nostra artigiana, mi ha accontentato nella mia richiesta ed è stata molto molto brava. E poi a corredo della nostra rapa ecco che abbiamo anche questo che è un cartellino, ecco qui c'è anche il suo piedistallo con la scritta che vediamo anche nel film, se non sbaglio si tratta di Harry Potter e i Doni della Morte parte 2, correggetemi nel caso mi stessi sbagliando, e abbiamo questo cartello in legno con scritto Keep off the dirigible plants, ragazzi è bellissima, io la metterò così esposta, metterò vicino il suo cartellino, quindi ragazzi io sono davvero super super contento. Il cartellino non è scritto con un pennarello, ma è in rilievo e mi piace tantissimo questa cosa. E la rapa, nella sua semplicità, fa il suo dovere, fa quello che deve, dà l'effetto di qualcosa che galleggia. Quindi super super contento, super approvata la rapa dirigibile e ragazzi, adesso andiamo al pezzo forte. Tiriamo fuori la nostra mandragora, ragazzi, come vedete le dimensioni sono molto molto generose, spero di non farla cascare, ok, è caduta. All'interno anche tutte queste patatine di polistirolo, non so come altro chiamarle, non c'è più nulla, quindi possiamo toglierla e ragazzi, adesso andiamo a disimballare la nostra mandragola. Tagliamo lo scotch, ecco qui uno, ok, direi che ci siamo. Togliamo la plastica. Wow, ragazzi, wow, è bellissima. Guardate qui quanto è bella. Mamma mia, ragazzi, è qualcosa di pazzesco. Questa è di terracotta, è una vera, un vero vaso di terracotta. Qui sul retro abbiamo il logo dell'artigiana, quindi come certificato di autenticità. Sul davanti abbiamo la riproduzione di quello che vediamo anche nel film. Abbiamo un'etichetta di mandragora immatura e di attenzione con qui sui lati la raffigurazione di due paraorecchi. E poi appunto mandragora officinale. Ragazzi, all'interno è fatta benissimo perché abbiamo anche del materiale che simula il terriccio. Non so se sia del vero e proprio terriccio, ma lo sembra. Comunque lo sembra tantissimo. Mi piace tantissimo questa cosa delle radici qui alle mani, che sono una sorta di canapa, non saprei come descrivervela, ma sono tipo dei capelli, è molto molto realistico. E poi, ragazzi, guardate l'espressione della mandragora urlante e in cima ha anche le sue belle fogliolone. È davvero bellissima, pesa un botto, ovviamente è molto delicata, mi piace tantissimo il fatto che sia anche sporca di verde, quindi sembra proprio vissuta, sembra un barattolo, non un barattolo, ma un vaso di terracotta che è stato in un giardino, in una serra per tantissimi anni e che continua ad essere usato e riciclato per altre piante. E poi, ragazzi, cioè, è una scultura magnifica.
Ditemi voi cosa ne pensate, se avete una mandragora del genere a casa. Questa è praticamente in scala 1 a 1 e adesso andrà a finire dritta dritta nella mia collezione. E ovviamente vi ricordo che a breve farò anche il video della collezione aggiornata. Ci sarà anche lei, ci sarà anche la piccola prugna dirigibile. Ragazzi, non ricordo, rapa, prugna, forse prugna, sono prugne dirigibili, non sono rape dirigibili. Non lo ricordo, ovviamente lo scoprirò solamente dopo aver registrato il video e quindi a quel punto mi attaccherò al tram. E ragazzi, io vi consiglio caldamente di andare a dare un'occhiata alla pagina Instagram e Facebook dell'artigiana perché, come vi dicevo, non realizza solamente le mandragore o le prugne o ad esempio il libro Mostra dei Mostri, ma anche tantissime altre cose, come per esempio le pozioni, fa diversi tipi di pozioni, ha anche realizzato una Nimbus. Davvero cose molto interessanti ed è sempre pronta ad accettare commissioni anche su richiesta di altri prodotti che arrivano dal mondo di Harry Potter o magari anche da altre parti. Quindi sentitevi liberi di contattarla e di farle tutte le domande che volete. Fabiana è davvero molto molto disponibile. Io la ringrazio davvero tantissimo per avermi regalato questo pezzo da aggiungere alla mia collezione. Questo avrà assolutamente un posto d'onore nelle mensole che accolgono la mia collezione di Harry Potter, che a breve vi farò vedere. Anche la commissione invece che ho richiesto io mi ha lasciato assolutamente soddisfatto, quindi 10 su 10 all'artigiana. E ragazzi, ne sentirete ancora parlare di lei, ne sono molto sicuro. Io ho già tantissime idee in mente, come ad esempio vorrei tanto farmi realizzare un bezoar, chissà. Magari ne parlerò a breve con la nostra artigiana. Ragazzi, per qualsiasi domanda mi raccomando, contattatemi, non esitate su Instagram antonio.seria, contattate anche l'artigiana e naturalmente commentate, fatemi sapere se la conoscevate già, se avevate già acquistato da lei, se volevate farlo ma non eravate sicuri, cosa ne pensate di questa mandragora e della mia prugna barra rapa, lo scoprirò solamente alla fine di questo video. E a questo punto non mi resta che ringraziarvi per aver visto il video fino alla fine e ragazzi, vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!